l'iniziativa è stata quella di pensare che questo olio potesse essere utilizzato in modo simbolico, una grande simbologia che è quella di consegnare l'olio alla Chiesa siciliana e fare in modo che, naturalmente il tutto è stato accolto con entusiasmo dalla Conferenza Episcopale Siciliana, che nel corso dell'anno liturgico coincidente col trentennale della strage, quest'olio diventi olio consacrato e quindi l'olio santo con cui si amministrano i sacramenti. È il simbolo del riscatto, della resurrezione e del fatto che dalla terra bagnata dal sangue dei martiri nasce, si rinasce, la società civile anche può risollevarsi e avere un segno di riscatto e di speranza. Il segno dell'olio è bello perché tratto da questi ulivi che hanno ognuno il nome di una vittima della mafia, per cui mi sembra bello che un uomo che ha dato la vita è come un albero, dice il Salmo 1, piantato lungo il fiume, no? Che dà sempre i suoi frutti, sempre, non finiranno mai i frutti di quest'albero. E il frutto dell'albero di questi uomini è innanzitutto il frutto della giustizia e della legalità. Dobbiamo dimostrare che siamo andati avanti, dobbiamo dimostrare che sì, la memoria è importante, bisogna sempre ricordare che cosa è successo in questo posto, ma bisogna anche andare avanti e dimostrare ai mafiosi che noi siamo andati avanti e che vogliamo cambiare le cose. Io mi sono salvato, e questo è un dramma, perché essere rimasti in vita, forse è penalizzante. È giusto che questo luogo venga portato così in evidenza, perché ci sono tutti questi alberelli, sono i ricordi di tutti questi ragazzi morti nelle due stragi, sia quella del giudice Falcone che quella del giudice Borsellino. Questa condivisione di impegno da parte dello Stato, da parte della Chiesa, credo che sia veramente importante che questo nasca da un frutto di questo spazio, che è stato uno spazio di morte, che oggi diventa uno spazio di vita, è certamente un segnale di futuro rivolto soprattutto ai giovani.